Le video notizie di distribuzione moderna. Oggi siamo con Gianluca Tamagnini, Area Manager Fresh Produce Packaging Italia di ILIP. Siamo qui per parlare di un nuovo packaging che l'azienda ha messo a punto per Metis, il brand di Susine Premium di Gran Frutta Zani, ossia l'Easy Split. Gianluca, come nasce questo progetto e quali sono le caratteristiche specifiche di questo nuovo packaging? Questo progetto di Easy Split nasce fondamentalmente dall'esigenza che si sta negli ultimi anni portando avanti di ridurre l'impatto della plastica, ma comunque quella di mantenere gli effetti positivi della plastica in termini di shelf life sul prodotto, abbinato appunto ad un cartoncino che permette di brandizzare un cestino o un vassoio in plastica, cosa che prima non si poteva fare. Ci fa molto piacere avere partecipato ad un progetto insieme a Metis, che giusto per aprire una parentesi, è una varietà che nasce in Francia. Sappiamo anche la Francia cosa pensa della plastica in questo momento, ma ha approvato comunque un cestino che è in plastica, ma con una riduzione fino al 40%, anche 45%, ci possiamo spingere, della riduzione del peso, e quindi in questo senso siamo virtuosi, e appunto con l'abbinamento ad un cartoncino che ci ha permesso di brandizzare così come l'azienda ha richiesto. I temi sono appunto mantenere le virtuosità della plastica in termini di conservazione della frutta e quello di riduzione della plastica, e quella del cartoncino che permette appunto la personalizzazione e quindi una maggior visibilità sul mercato del prodotto, dando un valore anche ad un prodotto premium. Un altro dei vantaggi importanti di questa confezione è che il cestino è realizzato in RPET con un contenuto minimo garantito dell'80% di materiale, quindi riciclato. Non solo, anche lo stesso manico è in RPET con in manicatura in PET. Dove sta il virtuosismo di questa confezione? Abbiamo un materiale riciclato abbinato ad un cartoncino. Più ecosostenibile di così non si può. Adesso ILIP come si sta muovendo? In che strada sta andando? Quali sono i progetti dell'azienda per nel breve e medio periodo? E se ci sono anche magari in progetto collaborazioni di questo tipo? Riguardo agli Easy Split, ci sono già altri progetti in corso con altri clienti e con altri brand. Riallacciandoci a Gran Frutta Zani, che è rimasto entusiasta del progetto e sta già pensando all'anno prossimo su un'altra varietà, perché ha sposato questa filosofia di progetto, anche perché ne ha tratto effettivamente dei vantaggi sia sul mercato che in termini di shelf life del prodotto. E per quanto riguarda ILIP, che da sempre è attiva in questo settore, sta portando avanti da anni un'economia circolare degli imballaggi, quindi in questo senso ILIP, oltre a termoformare in materiale plastico, ricicla già anche il PET, che può venire sia dalle bottiglie che anche dagli stessi vassoi che vengono utilizzati in ortofrutta. Avete delle iniziative nell'ambito della sostenibilità, chiaramente, delle iniziative fresche che state, insomma, sulle quali state lavorando e che, insomma, sulle quali punterete appunto nel medio periodo? Su questo appunto siamo sempre molto attivi sul tema, certo, del riciclo, e continuiamo a lavorare, come nel caso dell'Easy Split, sulla riduzione dei pesi degli articoli che andiamo a produrre, proprio per andare verso quella che è la richiesta di mettere meno plastica nell'ambiente. Allora, io ringrazio Gianluca Tamagnini, Area Manager Fresh Produce Packaging Italia di ILIP, per essere stato con noi. Grazie mille, Gianluca. Grazie a voi.